Una giornata a Capri. È una bellissima giornata e noi imbarchiamo sulla motonave che dal campeggio ci porta dritti dritti a Capri. Il panorama che si gode arrivando a Marina Grande è veramente suggestivo ed unico. Nel nostro piacevole tour ci accompagna Vincenzo, che con competenza e simpatia ci fa conoscere i punti più belli dell'isola e ci racconta anche di usi e costumi locali. Accompagnati dallo scenografico panorama mozzafiato sul Golfo di Napoli, raggiungiamo la famosa piazzetta di Capri, chiamata anche il Salotto del Mondo. Da qui passano attori, miliardari, gente comune, nobili in auge e decaduti che si mescolano per un tradizionale aperitivo. Percorrendo pittoresche ed emozionanti stradine, sulle quali si affacciano esclusive variopinte ed allegre vetrine, raggiungiamo Via Krupp ed i Giardini di Augusto, un vero e proprio capolavoro della flora, visitando i quali si ha una piacevole sensazione di pace. Da quassù lo sguardo spazia sul panorama della costa che si affaccia sul mare aperto, con una veduta sui conosciutissimi faraglioni e sulla certosa di San Giacomo. Continuiamo la visita a Capri e riprendiamo i velocissimi e snelli minibus che ci hanno condotti qui dal porto per raggiungere Anacapri. Anacapri sorge a 589 metri di altitudine sul fianco settentrionale del Monte Solaro, la cui cima, dalla quale si dominano il Golfo di Napoli e quello di Salerno, è raggiungibile con una panoramica seggiovia. Ad Anacapri, nel punto più panoramico, sorge Villa San Michele, oggi museo, un vero e proprio capolavoro di architettura spontanea, fatto costruire nel 1885 dal medico svedese Axel Munthe. Il quartiere Boffa, caratterizzato da piazzette fiorite, strade acciottolate e bianche case, è una delle zone più antiche del paese. Particolare è la chiesa monumentale di San Michele, in stile barocco, con uno splendido pavimento in maiolica raffigurante la cacciata di Adamo ed Eva dal paradiso. Ancora una piacevole passeggiata per il centro storico di Anacapri, prima di ritornare al porto e ripartire per il giro dell'isola.
Ha proprio ragione chi sostiene che non conosci Capri se non l'hai vista dal mare. E noi andiamo. Il faro di Capri, costruito nel 1866 su Punta Carena, è tra i più importanti del mare Tirreno, secondo in Italia solo a quello di Genova per portata luminosa. Costeggiando Marina Piccola ci troviamo di fronte ai faraglioni. Immancabile il passaggio sotto l'arco, dove leggenda vuole che le coppie che si scambiano qui un bacio resteranno insieme per sempre. Quella particolare lassù è casa come me, la dimora caprese dello scrittore Curzio Malaparte, considerata un capolavoro dell'architettura moderna. Finisce così una splendida giornata a Capri.